Oggi, raga, stiamo pitturando la cucina che avevo costruito l'anno scorso. L'ho rismontata tutta e la sto ripitturando. Qui stiamo allargando i buchi preesistenti che avevamo fatto l'anno scorso per metterci le ruote. Quest'anno abbiamo deciso di metterci i piedi, quindi metteremo un inserto filettato da M8 e avviteremo i piedi che saranno regolabili in altezza. Ci siamo dati da fare intanto con la sega circolare e abbiamo cominciato a tagliare a misura qualche pannello di rivestimento della cucina. Qua vedi, ne abbiamo già messi tre, li abbiamo staffati con delle staffettine forate. Per realizzare l'apertura e la chiusura delle antine della nostra cucina abbiamo preso delle cerniere veramente semplici e qua le avvitiamo. Ecco la cucina che l'abbiamo completata. Come vedete, in alto abbiamo messo il profilo per non far cadere l'acqua e non far cadere le cose quando si lavora sul piano. Antine. Abbiamo fissato le maniglie, è venuto un bel vano capiente dove poterci mettere delle mensole, pentole e tutto quello che può servire per cucinare. In fondo, clac, calamite per tenere chiuse le antine. Grazie per avermi seguito, questo è uno dei lavoretti fatti da me.